Passo in avanti per quattro progetti previsti dal piano per la transizione giusta a Taranto, sopralluoghi in città di una delegazione europea, in arrivo i primi 250 milioni del Just Transition Fund. Giornata mondiale contro il tumore infantile, a Taranto un melograno è stato piantato in due scuole per sensibilizzare le istituzioni e sostenere ragazzi che lottano e famiglie. Un grande player nazionale nel settore della grande distribuzione ha scelto di investire realizzando un polo logistico a Grottaglie all'interno della ZES Ionica, si tratta del primo investimento in Puglia. Buon pomeriggio, ben trovati sempre in diretta edizione provinciale dedicata a Taranto del nostro telegiornale. In primo piano lo avete ascoltato dai titoli in apertura, il Just Transition Fund con una delegazione in odor di Europa che questa mattina ha incontrato a Taranto il sindaco Melucci. In ballo tanti milioni di euro, in ballo tanti progetti, dettagli nel nostro primo servizio. Importante incontro a Palazzo di Città a Taranto tra una delegazione europea per la definizione dei progetti del Just Transition Fund e il sindaco Melucci. Scopo del vertice è approfondire i dettagli dei quattro interventi principali, ovvero la Green Belt, il Sea Hub per potenziare la filiera del mare, la Biennale del Mediterraneo e il Campus Ionico della Ricerca. Un poker di progetti dal valore di 250 milioni di euro. Si tratta di una prima tranche degli investimenti previsti dal Just Transition Fund, il cui ammontare complessivo supera gli 800 milioni di euro. Con il vertice a Palazzo di Città è stato compiuto un importante passo in avanti, finanziamenti che si inseriscono nel processo di diversificazione della monocultura siderurgica. Questo incontro fa il paio con quello tenutosi nel dicembre scorso, utile anche per consentire alla Commissione europea di visionare dal vivo i luoghi interessati dai progetti. La delegazione ha infatti effettuato una serie di sopralluoghi al fine di conoscere il territorio ionico e comprendere meglio l'impatto che avrà a Taranto la transizione giusta. Restiamo a Taranto in ambito Acciaierie d'Italia, ovvero stabilimento ex Ilva. Fermata l'acciaieria 1, lo comunica in modo distinto Fincantieri Wilm dopo averlo appreso peraltro questa mattina proprio dall'azienda, azienda che ha comunicato ai sindacati che l'acciaieria 1 si fermerà per 24 ore per mancanza di materie prime. A valle di questa fermata molto probabilmente potrebbero essere interessati altri impianti collegati. Lo stabilimento di Taranto si sta fermando tutto e qui pensiamo all'idrogeno, alla fabbrica che verrà un domani lontano, mentre oggi, dicono le sigle sindacali, stiamo letteralmente affondando. Sempre Taranto, parliamo di politica, ricomposta la crisi al comune con il sindaco Melucci che ha riassegnato alla pentastellata Maria Luppino l'assessorato alla pubblica istruzione. Vediamo se arriva il servizio. Con il Movimento 5 Stelle torna nella Giunta Comunale di Taranto. Il sindaco Rinaldo Melucci ha rinominato assessore Maria Luppino, confermandole le precedenti deleghe a pubblica istruzione e università. Il primo cittadino ha anche firmato l'atto che riassegna al consigliere comunale pentastellato Mario Odone l'incarico di studio, approfondimento e collaborazione al sindaco nella materia comunità energetiche. La spaccatura tra la maggioranza di Ecosistema Taranto e il Movimento 5 Stelle è durata meno di 20 giorni. La defenestrazione dell'assessore e la cancellazione della delega fuori giunta ad Odone erano infatti arrivati nella mattinata del 25 gennaio. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso riguardava le differenti posizioni tra sindaco e pentastellati sull'accordo di programma per l'ex Ilva, ma dopo le schermaglie tra le parti erano iniziati a spirare venti di pace, sanciti poi il 4 febbraio da un incontro a Palazzo di Città tra Melucci e il vicepresidente nazionale del Movimento, senatore Mario Turco, alla presenza del governatore di Puglia Michele Emiliano. Alla fine dell'incontro tutti hanno annunciato pace fatta e coincidenza di programmi anche per il futuro della grande industria, a partire dal no allo scudo penale, oltre al totale diniego a possibilità di collaborazione con il terzo polo. Mancava solo l'ultimo tassello, il ritorno dell'assessore Luppino in giunta, puntualmente arrivato. Queste altre notizie sul nostro sito antennasud.com, vi invitiamo chiaramente a consultarlo nella sezione dedicata a Taranto con tante altre notizie. Andiamo avanti con il TG, un grande player nazionale nel settore della grande distribuzione, ha deciso di investire a Grottaglie, un investimento in odor di ZES, il primo in Puglia, si parla di un grande polo logistico.
Un investimento di 14 milioni di euro nel comune di Grottaglie su un'area di 21.000 metri quadri, di cui 8.500 coperti, per la realizzazione di una piattaforma logistica per il fresco. È il primo insediamento autorizzato in Puglia all'interno della zona economica speciale ionica. Soddisfazione espressa dal commissario straordinario del governo della ZES Ionica interregionale Puglia Basilicata, Floriana Gallucci, e dal sindaco D'Alò che dichiara: stiamo percorrendo la strada giusta. Continuiamo a credere che sia veramente da perseguire questa strada, tant'è che siamo riusciti a intercettare anche la Conad ad insediarsi sul nostro territorio, quindi a Grottaglie ci sarà appunto un capannone per la logistica di circa 10.000 metri quadrati. Si tratterà di una logistica del freddo in la maggior parte, un'altra parte della logistica delle merci varie. Un grande polo logistico che si collocherà pieno nel tessuto economico e produttivo del territorio. Abbiamo già ragionato su come poter far mediare la compravendita dell'uva dei nostri agricoltori, quindi Conad si è resa disponibile ad acquistare direttamente dai nostri agricoltori. Ora tocca a noi fare massa, fare gruppo affinché ci possa essere un interlocutore unico per la vendita. La struttura sarà completa e operativa presumibilmente a ottobre prossimo. Parola del primo cittadino. Sui giornali è uscita una notizia in cui si parlava di giugno. In realtà non sarà possibile realizzare entro giugno il capannone, perché giugno era il tempo previsto alla data di presentazione della domanda. Quindi diciamo che la data presumibile sarà verso ottobre per realizzare la costruzione del capannone, che è molto, molto grande. Restiamo in provincia tra Monteparano e Fragagnano con ANAS, che ha avviato i lavori per la messa in sicurezza, era tra l'altro attesa, della statale 7 Ter Salentina. Strada statale 7 Ter Salentina, Taranto Lecce. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono al tratto che collega il territorio dei comuni di Monteparano e Fragagnano, versante orientale della provincia di Taranto. Una strada particolarmente pericolosa e spesso teatro di incidenti stradali, ma che oggi finalmente sembra essere oggetto di interventi per la sua messa in sicurezza. Siamo stati sul posto per mostrarvi che ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, ha avviato i lavori di manutenzione programmata per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza per l'adeguamento agli standard vigenti. Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento degli interventi, tra il chilometro 17 ed il chilometro 20 sarà provvisoriamente attivo un restringimento della carreggiata con regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione del senso unico alternato. Il transito lungo i tratti interessati dai lavori per cantieri diurni della lunghezza massima di 500 metri sarà consentito su una corsia con limite della velocità di 40 km orari ed il divieto di sorpasso. Il completamento dei lavori lungo la strada statale 7 Ter è previsto per maggio 2023. Oggi giornata mondiale contro il tumore infantile a Taranto, la piantumazione di un albero di melograno ci ricorda quanto sia importante la lotta contro il tumore, quanto sia importante l'impegno di tanti volontari ogni giorno. È stata celebrata anche a Taranto la giornata mondiale contro il cancro infantile per sensibilizzare le istituzioni e sostenere ragazzi e famiglie. Istituita dall'OMS, ha visto protagoniste in riva allo Ionio le associazioni Simba e Agitoe. Nei giardini degli istituti comprensivi Pirandello e Frascola è stato piantato un albero di melograno, un frutto che è formato dall'unione di tantissimi piccoli arilli, ognuno parte fondante del frutto, come avviene nell'alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie e associazioni. Abbiamo raccolto proprio il consenso dei dirigenti scolastici, che veramente ringraziamo con tanto affetto, e il consenso di tantissime famiglie. Giornata importantissima per noi che quotidianamente siamo in quei reparti e viviamo il dramma delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti. Abbiamo lanciato un hashtag, coloriamo d'oro il Nadia Toffa, un hashtag che ha raggiunto il cuore di tutti i ragazzi, di tutti i bambini della nostra città. Da ieri sono arrivati numerosissimi bigliettini su cartoncini gialli, giallo-oro, che noi volontari abbiamo avuto veramente il piacere e la gioia di portare in reparto. Per portare in reparto, oltre che il colore, veramente la gioia, la forza, la speranza, l'energia dei bambini. Questa giornata si è colorata di giallo oro, come oro sono i ragazzi, sia coloro che soffrono e sia coloro che li sostengono. Bravi.
Parliamo ora di musica. La grande violoncellista inglese Natalie Clean è stata protagonista del concerto Canzoni d'amore dell'orchestra della Magna Grecia. Un grande successo di pubblico, per noi c'era quel romanticone di Leo Spalluto. Si è esibita con le maggiori orchestre del mondo, la grande violoncellista inglese Natalie Clean ha scelto Taranto nella sera di San Valentino per essere la protagonista del concerto Canzone d'amore, assieme all'orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. Una serata di successo all'Orfeo, trascorsa con le note di Elgar e di Nino Rota, con la magica sinfonia di una canzone d'amore. La composizione sarà suonata dall'orchestra a Beirut la prossima settimana come testimonianza italiana di pace in un tour di interscambio culturale. Well, I can say it's a great pleasure. È sempre un grande piacere essere in Italia con i musicisti e con il pubblico italiano, perché nel vostro paese, che apprezzo molto ogni volta, c'è qualcosa di generoso e con il cuore aperto. Ed è bello lavorare ora con l'orchestra, con il maestro Romano, e cerco sempre di suonare Elgar nei miei concerti. Una splendida solista come quella, come Natalie Clean, che ha interpretato il concerto di Elgar, un concerto romantico, un concerto che è ispirato, che ha veramente momenti di grande intensità, come la sinfonia sopra una canzone d'amore di Nino Rota, che è stata, che ha caratterizzato il secondo momento del concerto, una sinfonia ricca di temi cinematografici, ricca di momenti di grande memoria storica del cinema. È tutto per Taranto, ora i titoli e le news da Brindisi e Lecce. È iniziato alle prime ore del mattino il prelievo multiorgano dal corpo di Luca Del Rico, il giovane morto martedì sera dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Alla posizione del presunto killer si aggrava un murales per ricordare l'amico scomparso tragicamente a soli 30 anni in un incidente stradale avvenuto nel dicembre scorso a Racale. Sul divorzio tra Direzione Italia e il sindaco di Francavilla, con tanto di revoca della presidenza dell'ambito, arriva la replica del coordinatore Lipolis. Noi leali, Denuzzo, scorretto con noi. Bentrovati sempre in diretta alle notizie da Brindisi e Lecce. In primo piano il tragico epilogo, perché è iniziato alle prime ore del mattino il prelievo multiorgano dal corpo di Luca Del Rico, il giovane morto ieri sera dopo essere stato ferito da un colpo di pistola, e ora si aggrava la posizione del presunto killer, un 24enne già arrestato dai carabinieri. L'espianto degli organi di Luca Del Rico è iniziato mercoledì mattina alle 7.30 al Perrino di Brindisi, dove nella notte erano giunte tre equip mediche da altri ospedali. Una volta completato il prelievo, il corpo torna a disposizione dell'autorità giudiziaria, che affiderà l'esame autoptico. Del Rico, 31 anni, latianese, era stato ferito da un colpo di pistola domenica notte a Torre Santa Susanna, dove viveva, ed è morto dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino. A sparare è stato Salvatore Carluccio, 24 anni, arrestato poco dopo dai carabinieri, che gli hanno sequestrato una pistola di grosso calibro, una semiautomatica Glock 9x21 con 17 cartucce ancora nel caricatore. Il ragazzo, reo confesso, ha fatto fuoco dalla finestra di casa verso l'ingresso dove si trovavano Del Rico e altri tre giovani. Carluccio ha raccontato di aver sparato dopo aver notato la presenza dei quattro, sicuro che fossero venuti lì in piena notte per ucciderlo. Li ha visti attraverso la telecamera esterna all'abitazione puntata in via dei Mille e collegata a un monitor interno, lo stesso che ha poi registrato tutte le fasi della sparatoria. I video sono stati acquisiti dai carabinieri e confermerebbero la ricostruzione, ma non evidenti intenzioni violente dei quattro nei suoi confronti. Agli inquirenti, Carluccio avrebbe anche dichiarato che a Torre Santa Susanna ci sono almeno 30 persone che lo vogliono morto e che per questo si era trasferito per alcuni mesi a Milano. Dovendo rientrare necessariamente a Torre Santa Susanna, si era procurato la pistola di grosso calibro, risultata rubata a Cinisello Balsamo, dalla quale non si separava neanche quando andava a dormire. Ora l'accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario, oltre che del possesso e della ricettazione dell'arma. L'inchiesta, condotta dai carabinieri, è affidata alla Procura di Brindisi, che è affiancata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Servizio firmato da Gianmarco Di Napoli. Con Paolo Franza invece andiamo a Racale in Salento, vi raccontiamo la storia di un murales in ricordo di un giovane amico deceduto troppo presto. Allora, l'idea di creare questo murales è nata da una esigenza personale nei confronti di Alessandro, che prima di volare via mi aveva chiesto una commissione di un quadro.
Io non ho mai fatto in tempo a farglielo e quindi ho deciso di farglielo su un muro. Non ha avuto il tempo di realizzare i suoi sogni Alessandro Verardi, un destino crudele l'ha strappato troppo presto da questa terra, a soli 30 anni, a causa di un incidente stradale purtroppo fatale avvenuto il 18 dicembre a mezzogiorno tra la sua Ducati Monster e un Ape Car lungo la strada che collega Racale a Torre Suda. La più grande passione di Alessandro era quella per gli scacchi, si faceva voler bene incondizionatamente, i suoi amici lo ricordano con affetto. Elisabetta per lui ha realizzato un murales sfidando le vertigini. Lui mi spingeva sempre a fare di meglio, a fare di più, mi spronava a farmi conoscere. Vorrei ringraziare per la realizzazione di questo murales, sì, prima di tutto i familiari di Alessandro che me l'hanno permesso con entusiasmo e mettendomi nelle condizioni di poterlo fare senza, anche a livello economico, spendere niente. E tutta la comunità mi ha aiutata in questa cosa e soprattutto i proprietari del muro che mi hanno permesso di realizzare quest'opera sulla loro casa. Siamo a Lecce, le accuse come sempre tutte da dimostrare parlano di voto di Scambia e mafia. Neviano in aula, l'ex sindaco di Neviano Omega, ma il processo viene nuovamente rinviato, se ne riparlerà il prossimo marzo. Si è presentato in aula per affrontare il processo col rito ordinario Antonio Omega, 62 anni, ex sindaco ed ex vice sindaco di Neviano, dimissionario dalla carica di assessore alla cultura il 7 febbraio scorso, quando fu messo agli arresti domiciliari, misura in seguito revocata e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune di Neviano, con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Lo stabilì il CUP Marcello Rizzo al termine dell'udienza preliminare che si svolse nell'aula bunker di Borgo San Nicola a Lecce. Rinvio a giudizio anche per un altro imputato, Cosimo Tarantini. Il processo è iniziato con un rinvio l'8 febbraio per tornare in aula con un ulteriore rinvio al 22 marzo 2023. Nell'inchiesta che ha portato allo scioglimento del comune di Neviano si racconta di presunti rapporti del clan Coluccia di Noa con una parte dell'amministrazione comunale. Mega, secondo l'accusa, avrebbe stretto un patto con il clan per garantirsi 50 voti alle elezioni comunali del 2020 in cambio di 3.000 euro in contanti, la messa a disposizione dell'apparato di Palazzo di Città e delle sue conoscenze in Calabria. Lo difende l'avvocato Giuseppe Corleto. Con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso viene contestata inoltre anche l'aggravante dell'agevolazione del Gran Coluccia. Il comune di Neviano si è costituito parte civile. Restiamo in Salento, dove però abbiamo incontrato il procuratore capo di Brindisi, Antonio De Donno, ha parlato di riforma Cartabia, ma anche di importanti novità legislative introdotte a tutela delle vittime di violenza. La riforma Cartabia segna un passo in avanti per la tutela delle vittime di violenza. Uno degli aspetti più significativi, sottolinea il procuratore di Brindisi Antonio De Donno, è la possibilità di registrare le dichiarazioni della vittima, cosa che le espone a meno rischi di vittimizzazione secondaria. Credo che la cosa più importante, l'innovazione più importante della legge Cartabia sia l'obbligo di videoregistrare e fonoregistrare le dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile. Perché questo consente di codificare chiaramente sin dall'inizio del rapporto, del primo rapporto contatto con la vittima, quali sono i problemi e quali sono le sue esigenze e di rendere stabili quelle dichiarazioni nel corso del procedimento, evitando quei fenomeni di vittimizzazione secondaria che nascono dalla difficoltà di rendere più volte dichiarazioni di fronte a soggetti diversi. Quindi rendere certezza delle iniziali dichiarazioni della vittima la espone a minori rischi di vittimizzazione secondaria. Attraverso un escamotage che è quello della verbalizzazione delle dichiarazioni sin dal primo momento, quindi non nell'incidente probatorio,
anche un momento secondario in cui si possono ripetere quelle dichiarazioni, ma già nel momento della denuncia o della querela. Questa è una rivoluzione copernicana perché viene incontro ad esigenze di certezza della reale situazione di maltrattamento. È uno dei cantieri più discussi del brindisino, parliamo della pista ciclabile di Brindisi. Sul posto, per fare un recap, un aggiornamento, Fabrizio Caglianiello. 82 giorni, tanto dovrà metterci la ditta a realizzare la pista ciclabile tra Viale Aldo Moro e Via Palmiro Togliatti a Brindisi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha deciso di sospendere l'iter della revoca dell'appalto avviato 2 settimane addietro per gravi inadempienze. Il cantiere ormai da mesi è diventato un vero e proprio caso. Prima per i pochi operai presenti, poi non ce n'era addirittura nessuno. Risultato? Lavori lentissimi, automobilisti esasperati, soprattutto tenendo conto che questa è probabilmente l'arteria stradale più importante, o comunque una delle più importanti della città. La decisione di dare fiducia alla ditta, che nel frattempo pare abbia presentato un nuovo cronoprogramma al comune, è dettata dall'esigenza di non perdere altro tempo. La rescissione del contratto, infatti, avrebbe portato ad una nuova assegnazione con inevitabile slittamento della data di consegna. Intanto però il cantiere rappresenta, come dimostrano queste immagini, un enorme pericolo per pedoni, automobilisti e soprattutto ciclisti e motociclisti tra buche e dislivelli. Immagini, queste che stiamo vedendo, che raccontano più di tante parole. Torniamo a parlare della politica francavillese. Nei giorni scorsi il terremoto con la fuoriuscita dalla maggioranza, per volere del sindaco De Nuzzo, del gruppo di direzione Francavilla, con la revoca della delega per l'ambito. Ora a parlare il coordinatore di direzione Francavilla, Romeo Lippolis, che dice: noi sempre leali, è stato il sindaco Antonello De Nuzzo ad essere scorretto. Sentite. Dal matrimonio, o meglio dal fidanzamento tra il Partito Democratico e la coalizione di maggioranza, al divorzio tra direzione Francavilla e il sindaco Antonello De Nuzzo. Romeo Lippolis, coordinatore della civica che si ispira al ministro Raffaele Fitto, esprime il suo rammarico per l'atteggiamento scortese avuto dal sindaco De Nuzzo a seguito della loro partecipazione al tavolo del centrodestra. Abbiamo appreso la stampa dopo aver partecipato la sera precedente ad una riunione educatamente e correttamente preannunciata dal sindaco, perché almeno io nella mia persona ho sempre usato l'educazione, il rispetto e le lealtà. Probabilmente questo avrebbe creato problemi, infastidito, ma mai che la conseguenza sarebbe stata quella così violenta della revoca, senza preannunciarmi la revoca, anche perché il sindaco mi faceva presente che aveva già un problema di definire il perimetro già nell'ambito della sua stessa coalizione. Io sono stato corretto a tenerle per me queste cose, però a questo punto devo tirarle fuori, quindi mi sono preoccupato e gli ho detto: risolvi prima i problemi della tua coalizione e poi ti farò sapere quale sarà la nostra decisione o scelta. Il percorso di direzione Francavilla all'interno del centrodestra? Il percorso di Francavilla, di direzione Francavilla, intanto è un momento ancora di ascolto anche all'interno del centrodestra. Io non so che cosa potrà accadere quando esco da qui, non so se vado a casa o vado a fare la spesa, quindi non saprei dirti cosa farò io fra un giorno o due giorni. Politica in evoluzione sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Nulla è dato per scontato. Nulla è dato per scontato, staremo a vedere. Andiamo a Milano ora, però parliamo sempre di Francavilla Fontana, la città degli imperiali, protagonista alla BIT. Maria Teresa Carrozzo ha intervistato proprio in questi giorni il sindaco Antonello De Nuzzo. Numeri eccezionali quelli riscontrati dalla Regione Puglia. In BIT la Regione ha registrato curiosità ed entusiasmo. Presso lo stand protagonista è stato anche il comune di Francavilla Fontana con la sua offerta culturale e turistica. Sindaco, Francavilla Fontana protagonista questa edizione 2023 della BIT Milano, ecco, qual è la vostra offerta? Ah, siamo venuti a raccontare la nostra città anche attraverso alcune immagini. C'è un appuntamento che ricadrà tra poco, come tutti gli anni, la nostra Settimana Santa, che è un tassello fondamentale del patrimonio culturale immateriale, in quel caso, della città. Però siamo venuti anche a parlare delle nostre chiese, dei nostri monumenti, dei nostri palazzi, dei tratti distintivi di una città che è molto bella, e lo dico da sindaco, lo dico da cittadino, ma insomma, ne sono veramente convinto. Siamo venuti a parlare di una festa patronale rivisitata, di una tradizione enogastronomica che negli ultimi tempi può vantare, tra le altre cose, il riconoscimento di presidio Slow Food per il confetto riccio, che è un dolce tipico della nostra città. Siamo venuti a raccontare di altri eventi, vado random, insomma, per esempio una rassegna jazz che
abbiamo esportato ormai in circuiti nazionali perlomeno, e fa arrivare nella nostra città migliaia, letteralmente migliaia di appassionati. Insomma, io credo che ci siano tutti gli elementi per visitarla. E continuiamo a parlare sempre di Francavilla, sempre in trasferta però, perché una statua, quella conservata nella Chiesa del Carmine di Francavilla Fontana, è stata protagonista di una mostra, La Facias Passionis, a Taranto. Per la prima volta nei suoi 100 anni di storia è uscita fuori dai confini cittadini, raccogliendo il rispetto dei tanti fedeli che in questi giorni a Taranto hanno ammirato le statue della mostra di simulacri Facias Passionis, Il ritorno dal Calvario, opera dei primi del Novecento, e ora pronta a tornare nella sua nicchia, nella Chiesa del Carmine di Francavilla Fontana. Ma il breve tour resta un momento storico, tanto per il simulacro quanto per la confraternita, anche per la comunità che ancora una volta si prepara per la Pasqua e per i riti della Settimana Santa. Certo, non solo fede, ma anche cultura e tradizioni, anche se diverse come tradizioni in base al paese dove comunque si vengono sviluppate, c'è anche quel senso di appartenenza, come il simulacro qui alle mie spalle, e noi siamo rappresentati da lui in questo tipo di contesto. E sono felice che Francavilla sia dentro a questo circuito, per dirlo banalmente. Appunto, abbiamo portato qui in esposizione un'opera in cartapesta della quale siamo molto orgogliosi, che, mi dicevano i confratelli, appunto miei concittadini, ha conosciuto un percorso che non sia quello tradizionale, storico, plurisecolare della processione per la prima volta nei suoi 120 anni di vita. È tutto anche per questa edizione. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Vi lascio ora allo sport con Cristina Cavallo. Grazie ancora e buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.